Questa rubrica è offerta da Diffondilibro, servizi editoriali professionali. Diffondilibro è il nuovo servizio professionale per diffondere e proporre libri a tutti i media italiani. Per informazioni, info@diffondilibro.it oppure redazione@diffondilibro.it. Radio Incontro oggi c'è Fulvia Altomare con il suo nuovo romanzo, si chiama Come una falena. Ne parliamo con lei, benvenuta Fulvia. Grazie, io sono contenta di essere con voi. Anche noi Fulvia. Questo romanzo è della casa editrice Le Flaner di Alessio Rega. E la collana è Bohemian. Sì, sono contenta di pubblicare con lui, sinceramente, con Alessio, perché è una persona precisa, seria, quindi mi sento protetta in questo senso. Come una falena è narrativa contemporanea. Sì. Vogliamo sì. parlare della storia di questo libro? Sì. Chi è questa falena? Che cosa rappresenta? Allora, innanzitutto questo libro e questo romanzo è ambientato negli anni 70. Io ho già scritto un altro romanzo, sono rimasta agli anni 70 perché sono una donna di età. Ho la bellezza di 78 anni. Complimenti. Quindi ho cominciato a scrivere da poco. E sono i ricordi che affiorano e sono quelli che ti portano a scrivere. Quindi questo romanzo ambientato negli anni 70 in una Puglia vivida con riferimenti locali ben definiti e segue la vita di Elena, che è la mamma di Marina, questa bambina talentuosa, sin dalla nascita alla maturità, tra prove, esperienze, incidenti di percorso, amori, tradimenti, di tutto. Una storia di vita normale. Di vita normale, sì. E anche passioni e sofferenze, perché i tradimenti procurano tanto ma tanto dolore. Il romanzo è soprattutto una storia d'amore incondizionato, ma non solo tra un uomo e una donna, anche tra una mamma e una figlia, perché praticamente Elena, la mamma di Marina, si annulla per lei. È completamente dedicata a questa figlia che poi si fa grande e ha questi un po' di problemini. Io l'ho chiamato come una falena perché diciamo è importante questo discorso qua, perché durante tutti gli avvenimenti più importanti della vita di Marina si palesa una falena. Siccome la simbologia della falena è rilevante ai fini della storia, che è un insetto soggetto a credenze esoteriche, sì. Questo fatto che contrassegna gli eventi più salienti, più importanti della protagonista, a partire dalla sua nascita, preoccupa la mamma. Elena comincia a pensare che questa figlia, così bella, così talentuosa, possa essere però vittima di un sortileggio, in un modo ignorante può cominciare a pensarla così. Io invece ho paragonato Marina a una falena perché in una situazione specifica affronta il pericolo avvicinandosi sempre di più ad una luce pericolosa, rischiando di essere annientata, proprio come fanno le falene quando incontrano, vedono una luce, si muovono diciamo allo stesso modo. Però si capisce con il tempo che questi sono episodi che non devono preoccupare, incidere nella vita di questa povera figlia, perché praticamente non è detto che è una bambina sfortunata, perché molti dicono sembra quasi vittima di un sortilegio, e invece no, Marina sì, è sfortunata, costretta a scontrarsi con diversi avvenimenti un po' nefasti che cambieranno sicuramente la sua vita, ma non è una ragazza che si arrende, non bisogna vederla come una donna soggiogata che non reagisce a ciò che le accade, perché lei è sì come una falena, ma la falena è anche un simbolo di adattamento, rappresenta cioè la capacità di trasformarsi
essendo un lepidottero soggetto a mimetismo per la sua sopravvivenza, dai colori brillanti di una farfalla diventa un insetto scuro, ma per che cosa? Per mimetizzarsi e conservarsi. Quindi non è detto, la vita di Marina non finisce qua e non finisce neanche con questo romanzo, infatti sto già scrivendo il sequel, perché è vero che lei ha conosciuto tre uomini importanti nella sua vita, diversi di carattere, di modo di fare, di amare, diversissimi in amore, e uno dei tre lei lo sposa, e quella è la cosa più grave che ha potuto fare, perché ha sofferto molto per questo matrimonio che le ha procurato tanti dolori per l'incapacità di quest'uomo di rimanergli fedele. È un fedigrafo seriale, non c'è niente da fare. Quando incontra l'amore, è sfortunata perché quest'uomo, pur amandola tantissimo, non può continuare questa relazione con lei perché ha una bambina e non vuole lasciarla. Non è che non vuole allontanarsi dalla moglie, è un padre vero, quindi non vuole lasciare questa creatura senza di lui. E poi dopo nel sequel si capirà il perché la bambina ha dei problemi e quindi questo papà vuole rimanere con lei per aiutarla per tutta la vita. Questo non l'aveva confidato però a Marina, quindi Marina la prende molto male, infatti passano praticamente 8 anni senza né sentirsi né vedersi. Io però ho aggiunto al romanzo il primo capitolo del sequel e lì si capisce che si rincontrano e quindi la storia avrà un'altra fine, spero positiva. Ha già scelto il nome del prossimo? Sì, io ho pensato a Non credevo mai di rivederti, quindi perché lei era proprio convinta che non l'avrebbe più rivisto, che questa è una storia che non avrebbe avuto più senso, le è rimasto qualcosa che purtroppo gli ricorderà sempre quest'uomo, e quindi la seconda parte è molto più intensa, più significativa, anche piena di colpi di scena. Di più non posso raccontare del sequel. Come la frase di Antonello Venditti, gli amori fanno dei giri immensi, ma poi ritornano. Poi ritornano e possono ritornare anche con una grandezza che tu non ti aspettavi, perché con una consapevolezza, forse la maturità, forse l'esperienza, poi ti porta ad amare in un altro modo, e che poi è proprio come nella realtà. Noi alle volte pensiamo che della gente adulta, 60 anni, 70 anni, non sia giusto che si innamori e che non è nella norma che possa trovare una convivenza, una cosa che può renderla felice. E invece no, perché è un'età un po' particolare dove ti aggrappi a qualunque cosa pur di vivere, di stare bene. Io per esempio sono vedova, ho perduto mio marito che mi ha tenuta impegnata per 20 anni a curarlo, aveva il morbo di Parkinson, e forse per questo motivo che io ho cominciato a scrivere molto tardi. Ho lavorato nella scuola, quindi ho una figlia, 2 nipoti, ho fatto molto volontariato per cani e gatti, amo gli animali senza condizione, infatti è già pronto il prossimo romanzo, prima di uscire il sequel uscirà un altro romanzo che parla di un cane maltrattato. Quindi ho dovuto rinunciare a questa mia passione fin quando sono rimasta sola ma anche tranquilla di potermi dedicare a tutte quelle cose che non potevo fare da giovane. Ho un giardino meraviglioso, ho ancora degli animali, quindi adesso vivo un po' per me. Diciamo che fino a qualche anno fa vivevo per gli altri, adesso comincio a vivere un po' per me e mi fa piacere, mi sta bene. Poi il fatto della scrittura aiuta tanto, tu vivi in un mondo fantastico, un mondo tutto tuo, un mondo che crei per conto tuo, che ti diverte, ti fa soffrire, ti fa amare, ti fa piangere, ti fa ridere, e quindi è come se avessi ricominciato a vivere.
in certi momenti mi sento una ragazzina, in certi momenti quando il dolore è forte alle ginocchia mi sento la signora anziana che sono. Però tutto questo mi aiuta a vivere. Fulvia, questo che ci dice è molto molto bello, anche l'amore per gli animali, il libro che ha scritto, sì. Questo dedicarsi a sé, alle cose che le piacciono, no? La natura, eccetera. Questo sì. Che ci ha detto è molto molto bello e ci fa pensare che ogni età ha il suo fascino. Certo, certo, sì sì, è così. Io non mi sento, ma in certi momenti puoi anche sentirti quando sei stanca, quando sei un poco triste, ti puoi anche sentire anziana, ma anziana vuol dire essere esperta, aver vissuto una vita intensa. Certo. 78 anni non è un anno. Infatti anche i miei nipoti quando mi chiedono: nonna, ma come fai a scrivere queste cose, tanti episodi? Io il libro precedente, che si chiama Un dono inaspettato, ho descritto la vita degli abitanti del mio vicolo, che certo non lo sanno, perché poi questo è degli anni 70, perché a qualcuno non avrebbe fatto piacere, certo, sapere come l'ho descritta. Però io spiego loro che ognuno scrive delle sue esperienze, certo non sono proprio dettagliate, c'è molta fantasia anche, però tu hai lo spunto, lo hai preso pensando al passato, alle cose che hai vissuto, alle persone che hai conosciuto, agli amori che hai avuto, che non hai avuto, e quindi alle tue esperienze. L'esperienza in una donna, anche in un uomo, però io ho capito con l'andare del tempo che noi donne siamo così sensibili, forti, più sicure dei maschi, e le nostre esperienze noi non dimentichiamo niente, facciamo a volte finta di dimenticare per non soffrire, però basta una sciocchezza che ti riporta alla mente e ti fa male al cuore. Di esperienze vissute male, quindi non posso io scrivere come una ragazzina di 20 anni, del primo amore, così devo scrivere di cose più vissute, di cose del passato e di una Molfetta, che io amo la mia città, di una Molfetta bella in tutte le sue sfaccettature, anche con le sue imperfezioni, i suoi guai, però è sempre una bellissima città. Poi sul mare, una città sul mare ti dice tanto, tu puoi descrivere i suoi tramonti, i suoi orizzonti, puoi scrivere tutto sul cielo, sul mare, sono cose che vedi, non è che anche perché io poi vivo, non ho viaggiato molto per questi motivi. Praticamente sono stata sempre a casa, non potevo muovermi, non potevo lasciare mio marito in mano ad altri e nell'educazione dei figli e dei nipoti. Quindi sono vissuta sempre qua e posso descrivere tantissimo della mia città. Degli altri si preoccuperanno di scrivere, gli altri, gli abitanti, gli altri, lasciamo fare a ognuno quello che può. È molto bello quello che ci ha raccontato. Grazie, Fulvia Stefania, Altomare, grazie per la presentazione di questo romanzo, Come una falena. Bello sentire parlare di una città sul mare, di come gli abitanti la vivono, come la vive lei, Fulvia. Io la ringrazio per questa grazie presentazione. A voi. Vogliamo, a voi. Vogliamo dire dove trovare il libro? Sì, il libro praticamente si può trovare dappertutto, Feltrinelli eccetera, tutti possono comprarlo, perché qualunque libreria, anche se non ce l'ha in libreria, lo può ordinare in pochissimo tempo, poi con Amazon è più facile. Ecco, infatti, con Amazon. Quindi sì, devono cercare un po', poi chi naviga su Facebook, poi specialmente i giovani eccetera, riescono subito a trovare, subito, immediatamente, sanno dove trovarlo, come trovarlo. Io spero appunto che, siccome fino adesso mi ha portato fortuna, questo è uscito appena a luglio e sinceramente non mi aspettavo di vendere tantissimo e di fare 3 presentazioni ricche, quindi spero che anche io possa avere la fortuna di che il mio libro vada ancora in più mani. Mi piacerebbe sentire un po' di recensioni, anche quelle semplici, delle donne
così, delle casalinghe, delle donne semplicissime. Già lo fanno, molti su Facebook mi scrivono, mi dicono che cosa le ha turbate, le ha fatte innamorare. E diamo eccetera. Anche l'indirizzo di Facebook, allora? Io non ho un indirizzo, io non sono molto tecnologica. Io ho soltanto il mio telefono, che me l'ha regalato mia nipote quando ho cominciato a scrivere, perché ha detto: nonna, tu non puoi tenere solo il telefono che per telefonare ai parenti e agli amici e basta, devi essere anche un po' social, un po' tecnologica, e poi, sì. Tecnologica, sì. E poi anche il mio editore ha detto: no, tu lo devi fare, perché comunichiamo prima su WhatsApp eccetera, e poi tutti devono anche capire e conoscerti, anche da quello che scrivi, dalle sciocchezze, dai saluti si capisce una persona, che cos'è, che cosa ha dentro e che cosa può scrivere. E allora, quindi, facciamo una cosa, Fulvia. Sì. Fulvia Altomare, basta digitare su internet Fulvia Altomare, sì. E come una falena, questo è il nome del libro, del nuovo libro, sì. C'è anche il precedente, Un dono inaspettato, quindi basta andare su internet, sì. E digitare, sì. Fulvia Altomare. Io grazie, la ringrazio, sì. Tantissimo, noi ci sentiremo magari, sono curiosa, alla presentazione, sì. Del prossimo libro, del sequel. Sì, sì, sì. Va bene. Va bene. Grazie mille, signora Stefania, certo. Grazie. Buona giornata. Grazie anche buona a lei, giornata. Fulvia. Buona giornata. Questa rubrica è offerta da Diffondilibro, servizi editoriali professionali. Diffondilibro è il nuovo servizio professionale per diffondere e proporre libri a tutti i media italiani. Per informazioni, info@diffondilibro.it oppure redazione@diffondilibro.it.